Radio Radicale, chi era Mario Scelba che in questi giorni viene tirato in ballo per l'applicazione della legge che porta il suo nome e che attua la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione sulla ricostituzione del partito fascista? Mario Scelba, che fu ministro dell'Interno e anche presidente del Consiglio, molto contestato dalle sinistre nell'esecutivo guidato insieme a Giuseppe Saragat, ingiustamente definito il governo SS, è stato un uomo molto contrastato dalle sinistre, però paradossalmente la legge che porta il suo nome, che venne approvata, e promulgata nel 1952, gli ha lasciato un marchio che non gli appartiene, come quello che in qualche modo difende la sinistra dagli attacchi neofascisti. In realtà Scelba è stato un uomo conservatore il cui ciclo politico è terminato con l'apertura della stagione del centro-sinistra. Noi, per far conoscere Mario Scelba, anche per il suo modo di esprimersi, vogliamo proporvi una tribuna elettorale insolita, autogestita dalla Democrazia Cristiana, con Benigno Zaccagnini e Adolfo Sarti, che proprio dalle elezioni del 1963, si tratta di una tribuna politica in vista ed elettorale, in vista delle elezioni del 28-29 aprile del 1963, rappresenta tre personaggi molto diversi tra di loro. Benigno Zaccagnini, che diventerà all'epoca poi capogruppo della Democrazia Cristiana a Montecitorio, Adolfo Sarti, che negli anni 60 diventerà sottosegretario e poi ministro più volte, sarà costretto a lasciare il suo ultimo incarico ministeriale a seguito dello scandalo della P2. E in questo incontro della Democrazia Cristiana, al centro come protagonista c'è Mario Scelba, che non tornerà più in un governo perché è contrario alla fase di apertura ai partiti politici di sinistra. Lascerà il nostro Parlamento nel 1968 con una breve parentesi al Parlamento europeo, quando poi diventerà anche presidente del Parlamento europeo. E ecco perché, in una circostanza di questo genere, mentre viene evocato il nome di Mario Scelba, è giusto farlo un po' conoscere agli ascoltatori di Radio Radicale. Buona visione. Abbiamo ripreso per voi alcuni brani della recente conferenza visiva tenuta per la Democrazia Cristiana dall'onorevole Mario Scelba. Elettori italiani, buonasera. Oggi ho l'incarico io di introdurre i 22 minuti riservati alla Democrazia Cristiana. Nella direzione del mio partito, io mi occupo della SPES, che è il settore propagandistico, quello che conia gli slogan, che organizza i comizi, che prepara i manifesti. Qualcuno ne avete visto recentemente sulle cantonate delle nostre città, uno in particolare, credo, quello della ragazza ventenne che annuncia appunto il compimento dei 20 anni della Democrazia Cristiana. Un manifesto che ha suscitato qualche polemica, ma che tutto sommato è servito alla battaglia che la Democrazia Cristiana vuole introdurre. Una battaglia in cui il nostro partito si colloca, per così dire, al centro del dibattito elettorale e chiede di essere giudicato non soltanto per quello che è stato il consuntivo imponente di questa legislatura, ma anche, direi soprattutto, per ciò che il nostro partito ha rappresentato e rappresenta nella storia di questi ultimi tumultuosi ma così importanti anni della nostra vicenda nazionale. Quante vicende in questi anni e quanti personaggi si sono avvicendati alla ribalta democratico-cristiana. Stasera ne abbiamo qui con noi alcuni. Presidente Scelba,
colui il quale ha rappresentato nella storia della Democrazia Cristiana in questi 20 anni e nella storia del movimento cattolico, che è più antica della storia della Democrazia Cristiana, una pagina, alcuni momenti tra i più seri e tra i più significativi. È l'uomo che ha portato nella nostra storia ventennale una nota di continuità, una continuità che si rifà ai principi di Luigi Sturzo, ha portato il senso dello Stato, l'ordine, l'autorità e soprattutto ha rappresentato in circostanze particolarmente delicate della nostra storia più recente quella ricerca di nuove solidarietà che i cattolici duramente impegnati nella lotta contro il fascismo, come il presidente Scelba, avevano presagito durante il periodo resistenziale. Scelba è stato il ministro degli interni del 18 aprile, il ministro della grande vittoria anticomunista del 18 aprile. È stato il presidente del Consiglio che ha riportato l'Italia a Trieste, gran parte dei 20 anni della Democrazia Cristiana. Alcune delle principali conquiste democratiche del dopoguerra sono in qualche modo legate al nome di Mario Scelba. E se il 28 di aprile noi andremo a votare in piena libertà, non su una lista unica e per un solo partito, come è accaduto in questi giorni nella Russia sovietica, lo dobbiamo anche a Mario Scelba. Grazie, caro Sarti. Dopo l'intervento dei segretari politici, la nostra partecipazione a tribuna elettorale ha la funzione delle truppe di rincalzo, ma truppe di prima linea, naturalmente, non di riserva. Da più parte si chiede quale sarà la politica di domani della Democrazia Cristiana. E più specificatamente, si vota pro o contro il centro-sinistra? E il centro-sinistra è una politica o una formula di governo? Domande legittime, perché le elezioni non sono un giudizio sul passato, ma una scelta per la politica a venire. Il passato è importante, però, quale elemento di giudizio per un partito. Ecco perché prima di rispondere alla domanda quale sarà la politica di domani, mi pare opportuno richiamare la politica di ieri della Democrazia Cristiana. Nessuno nega più i grandi progressi compiuti dal popolo italiano in questo dopoguerra e legati essenzialmente alla politica della DC, frutto di indirizzi originali e aderenti alla ispirazione ideologica della Democrazia Cristiana. Richiamerò gli indirizzi seguiti nei tre settori fondamentali. Primo, cardine della politica economica sono stati la difesa della stabilità monetaria, l'appoggio alla iniziativa privata e l'intervento diretto dello Stato integrativo della iniziativa privata. Se oggi l'Italia è un grande paese industriale, se la disoccupazione non appare più un problema insolubile, se le regioni economicamente depresse si sono svegliate dal letargo secolare, se il reddito individuale e familiare è fortemente aumentato e la previdenza generalizzata, se si sono potute accumulare riserve monetarie senza precedenti, tutto questo è anche il frutto della politica economica della Democrazia Cristiana. La politica della DC non si è limitata a favorire soltanto il progresso economico, condizione peraltro preliminare a quello sociale, ma ha operato anche per rendere partecipi dei benefici di questo progresso tutte le categorie sociali e le più bisognose in particolare. La Cassa per il Mezzogiorno ha 12 anni di vita, il Piano Vanoni 8, 7 il piano per la Calabria, e potrei continuare, ma vi risparmio la lunga lista delle realizzazioni in tutti i settori. L'espansione delle imprese pubbliche è stata oggetto di non poche critiche, e bisogna riconoscere
che i problemi dei limiti dell'intervento diretto dello Stato nelle economie, delle forme di questo intervento, dei criteri di gestione e dei controlli delle imprese pubbliche sono aperti e vanno considerati e risolti nell'interesse stesso del regime democratico. Ma pur facendo largo credito, come io faccio, alle critiche in questo settore, nessuno può onestamente sostenere che negli anni passati l'iniziativa privata sia stata limitata o mortificata. Tanto è vero che gli operatori privati si fanno vanto, e non a torto, di essere stati essi gli artefici primi del progresso economico del paese. L'amicizia con gli Stati Uniti, l'Alleanza Atlantica, l'Unità Europea sono stati i cardini della politica internazionale della Democrazia Cristiana. La fedeltà all'Alleanza Atlantica si è espressa in passato con l'accettazione senza riserve di tutte le misure tecnicamente ritenute necessarie alla difesa comune. Si trattasse di campi di aviazione, di basi navali o per missili atomici. Oggi, esclusi i comunisti, nessuno discute più la validità di queste scelte fondamentali in politica internazionale. La polemica verte unicamente sui modi particolari di attuare queste scelte, che per qualche partito può essere anche una maniera diversa per mettere in discussione le scelte già fatte. L'opera della Democrazia Cristiana per la ricostruzione e il consolidamento del regime democratico è stata preminente e decisiva. De Gasperi, parlando a Napoli nel luglio 44, e di fronte alle prime avvisaglie dell'azione sovvertitrice del Partito Comunista, dichiarava: «Noi siamo partito d'ordine e di legge. Tuttavia nessuno si illuda. Se domani si profilassero volontà sopraffattrici e dittatoriali, non si ritenga di passare su noi come su quello che una volta si qualificava trepido pecorume clericale. Non ci lasceremo sorprendere come si lasciò sorprendere il paese nel 1922. Quelli che gli avversari chiamavano spregiativamente trepido pecorume clericale hanno battuto il Partito Comunista sul terreno della forza e su quello elettorale. All'attivo della politica interna della Democrazia Cristiana vanno annoverati gli stessi tentativi di apertura dei socialisti verso i partiti democratici e l'offerta di collaborazione con la stessa Democrazia Cristiana. Per comprendere il significato di questo mio giudizio bisogna rifarsi ai precedenti. Il Partito Socialista, fino a ieri, ha combattuto con il Partito Comunista per la conquista del potere. E se l'impresa fosse riuscita, o con la violenza o col voto, come si è tentato, l'Italia vivrebbe oggi in regime comunista. La sconfitta di quel disegno ha permesso al Partito Socialista di scoprire che il comunismo non ha nulla in comune con la democrazia e di convincersi che l'alleanza col Partito Comunista non era la strada per arrivare al governo del paese. Di qui i tentativi di cambiare strada. Ma oggi non discuteremo più sull'inserimento del Partito Socialista nell'area democratica senza la dura battaglia combattuta dalla Democrazia Cristiana con ardimento a difesa del regime democratico in anni fra i più difficili del nostro paese e con alto senso dello Stato. Intraprendere un cammino come ha fatto il Partito Socialista non significa aver raggiunto la meta verso la democrazia, la meta della democrazia. E per intanto il tratto percorso è ancora così breve che la tentazione di tornare indietro può farsi sempre sentire. Mentre a questo lo spingono potenti forze interne
e i perduranti legami col Partito Comunista in vasti e delicati settori della vita nazionale. Queste circostanze hanno obbligato la Democrazia Cristiana a riconsiderare i termini dell'esperimento di centrosinistra, che ha tra i suoi fini in particolare quello di offrire le condizioni per un distacco definitivo del Partito Socialista dal Partito Comunista, perché solo così si potrà parlare con sicurezza di allargamento dell'area democratica. Non noi possiamo dimenticare che il Partito Socialista, a differenza di tutti i partiti democratici dell'Occidente, si proclama tuttora partito classista. A questo punto, ecco le domande. Se le cose stanno così, quale sarà la politica di domani della Democrazia Cristiana? E votando Democrazia Cristiana, si vota pro o contro il centro-sinistra? La mia risposta sarà dettagliata ma precisa. Ne anticipo la formulazione sintetica con queste proposizioni. Il governo di centrosinistra è un esperimento fatto. La politica di domani sarà quale la faranno gli elettori, quale la farete voi che mi ascoltate in questo momento. In dettaglio, un partito che non ha la maggioranza assoluta, ed è il caso della Democrazia Cristiana, per fare un governo ha bisogno dell'appoggio degli altri partiti. La Democrazia Cristiana però non può fare un governo né con i comunisti né con i fascisti. Nel Parlamento, da poco defunto, non poteva fare un governo col solo Partito Liberale, perché i due partiti non facevano maggioranza. Con l'aggiunta dei voti monarchici forse si sarebbe arrivati alla maggioranza. Ma io penso che saggiamente questa combinazione fu esclusa, perché essa, senza assicurare la stabilità governativa, avrebbe rafforzato il fronte delle sinistre. Forniti facili motivi di propaganda contro la Democrazia Cristiana presso le masse popolari e scoraggiato il processo iniziale di autonomia del Partito Socialista. Una combinazione di centro-sinistra di per sé ipotizzabile, obiettivamente non avrebbe favorito il consolidamento del regime democratico da tutti auspicato, mentre il centro-sinistra si poneva come obiettivo proprio questo consolidamento. Ma rimaneva quindi che un governo con socialdemocratici e repubblicani. Ma questi due partiti pretesero a un certo momento di condizionare l'appoggio all'adesione del Partito Socialista alla maggioranza governativa. Altra alternativa erano le elezioni, ma lo scioglimento anticipato delle Camere non era nella libera disponibilità della Democrazia Cristiana, ma in quella del Presidente della Repubblica. Ora, quando i governi sono il risultato di coalizione, non può evitarsi che i singoli partiti facciano sentire le esigenze particolari. Né mai, e purtroppo, queste esigenze sono proporzionate al peso numerico dei singoli partiti. Il compromesso, che è un'esigenza delle coalizioni, implica concessioni reciproche e tanto più gravi quanto minore è la libertà di scelta. Ciò basterebbe a spiegare l'adozione di misure tanto discusse da taluni settori della pubblica opinione e anche all'interno stesso della DC. Dalle considerazioni che ho fatto, sinteticamente, discendono queste conseguenze. Prima, se la situazione parlamentare dopo le elezioni rimanesse invariata, non si vede come la DC potrebbe cambiare formula politica. Non ci sarebbe più neppure l'alternativa delle elezioni. 270 deputati democratici cristiani più 20 liberali non facevano maggioranza nella vecchia Camera. 250 deputati democratici cristiani più 40 liberali non farebbero maggioranza nella nuova Camera. Ecco l'errore del tentativo dei liberali
di guadagnare voti a danno della Democrazia Cristiana. Seconda considerazione, se la Democrazia Cristiana uscisse indebolita dalle elezioni per la diserzione dell'elettorato più decisamente avverso al centro-sinistra, non solo si riprodurrebbe il governo di centro-sinistra, ma quel che sarebbe grave, gli indirizzi particolari dei partiti di sinistra della coalizione acquisterebbero un peso maggiore che nel passato governo. Ora gli elettori in verità non sono chiamati a votare pro o contro il centro-sinistra, ma per la politica della Democrazia Cristiana, già sperimentata dal Paese, senza cedimenti a sinistra o a destra. La vocazione della Democrazia Cristiana non è il centro-sinistra, ma una politica democratica, popolare, interclassista, anticomunista e antifascista. Neanche a considerare le formule politiche deve distinguersi centro-sinistra da centro-sinistra. Fu qualificato come di centro-sinistra, ad esempio, il governo da me presieduto nel 1954 e in cui aveva parte importante il Partito Socialdemocratico, rappresentato da uomini in quel governo come Saragat, Tremelloni, Romita, Vigorelli, oggi militante nel Partito Socialista, e da un liberale quale il Villabruna, oggi radicale. E quel governo ebbe un programma che fu approvato anche dal Partito Repubblicano. Come centro-sinistra fu qualificato anche il governo dell'onorevole Fanfani del 1958, che ebbe pure l'opposizione del Partito Socialista Italiano. Ciò posto, quel che appare essenziale, così io la vedo, è la posizione della Democrazia Cristiana nel futuro Parlamento. È il discorso che facemmo all'epoca del referendum istituzionale. Più importante della forma istituzionale, dicemmo allora, era la scelta del partito che avrebbe governato lo Stato. Gli elettori ci compresero e l'avvento della Repubblica segnò l'inizio di un periodo di prosperità per merito della vittoria della Democrazia Cristiana. Se nel futuro Parlamento la Democrazia Cristiana sarà in grado di guidare con forza e con autorità la politica nazionale, il Paese conosce già le linee fondamentali di questa politica e gli indirizzi con i quali verranno affrontati i problemi nuovi posti dalla evoluzione della situazione politica. Ecco perché consideriamo errore capitale indebolire la Democrazia Cristiana. E a indebolire la Democrazia Cristiana mirano apertamente tutti i partiti. Nessuno si pone più il problema di ridurre l'area dei partiti antidemocratici. Spetta alla Democrazia Cristiana richiamare l'attenzione degli elettori sui pericoli insiti in questa impostazione elettorale proprio per il consolidamento del regime democratico. Come vede, caro onorevole Malagodi, non si tratta di brontolii o di prigione, ma di valutazioni consapevoli e responsabili. E peraltro l'onorevole Malagodi non può ignorare il contributo dato dal suo partito alla crisi del centrismo in Italia. Concludendo, mi permetterei di sottoporre agli elettori, e a mo' di memorandum, con l'augurio che non lo dimentichino, per il 28 aprile queste proposizioni riassuntive. Primo, la Democrazia Cristiana, per la sua impostazione ideologica, per il suo passato, rimane la più sicura garanzia per una politica democratica e popolare. Secondo, la possibilità di prosecuzione di questa politica dipenderanno dalla sua forza parlamentare. Terzo, proprio coloro che si sentono maggiormente interessati a tale linea politica devono sentire l'importanza di rafforzare e non di indebolire la Democrazia Cristiana. Ed è anche per queste ragioni
che è un appello non meno pressante. A rafforzare la democrazia cristiana viene da uomini noti per essere stati artefici o sostenitori degli indirizzi politici considerati tradizionali e ai quali si devono la meravigliosa rinascita del paese e la salvaguardia della libertà. Ciò mi consente di esprimere la fiducia che anche questa volta, come nelle precedenti elezioni, l'appello che a nome della Democrazia Cristiana mi onoro di rivolgere agli elettori sarà accolto con favore, e di questo permettetevi che io vi dica anticipatamente grazie.